Stagione che fa numero in bacheca, la Supercoppa italiana. Il decimo possibile trionfo di Lippi diventa così il secondo di Eriksson in biancoceleste, dopo la Coppa Italia strappata al Milan 4 mesi fa. Il gol della vittoria è di Sergio Conceição, portoghese, segnato oltre il 90esimo, buono per mettere a tacere le inevitabili polemiche intorno a momentaneo pareggio juventino su rigore. Vittoria meritata quella laziale, agguantata non solo senza l'ultimo arrivato Cristian Vieri, ma anche senza i pilastri difensivi Nesta e Negro. Ci pensa quindi Sergio Conceição a cancellare tutto, in un finale giallo che va a compensare un avvio di gara piuttosto noioso, lungo più o meno mezz'ora, in cui solo Tacchinardi combina qualcosa, un destro da fuori area, controllato con sicurezza da Marchegiani. Nedved, altro che Salas, impegna Peruzzi 2 volte in 90 secondi con entrambi i piedi, di sinistro al 29esimo e di destro al 30esimo, ma la porta juventina rimane sempre chiusa. La risposta bianconera è firmata da Zidane, un numero da stella del calcio mondiale qual è il francese. Dribbling secco su Fernando Couto e gran tiro che Marchegiani devia sulla traversa. E al 39esimo si mette in moto il tandem Mancini-Nedved. La Juventus è abbagliata e Peruzzi è battuto. Nella ripresa Lippi gioca la carta Fonseca. Dal mazzo sparisce Deschamps e Zidane scala a centrocampo. La Juventus preme e la Lazio sfiora il 2-0. Mancini all'ottavo cerca la soluzione personale, ma l'uno contro uno con Peruzzi lo penalizza. Sempre biancoceleste l'occasione seguente, la costruisce Sergio Conceição, non la sfrutta Stankovic appena entrato in campo. Senza Inzaghi, espulso per doppia ammonizione al 18esimo, la missione juventina diventa pressoché disperata. Disperato è salvataggio di Mihajlovic su Del Piero al 34esimo, una scivolata con schianto contro il palo, necessaria per portare la Supercoppa italiana a Roma. Ma la notte è ancora giovane per la Juve, che al 40esimo trova il pareggio su rigore. Il fallo è di un laziale da scegliere tra Marcolin e Lopez. Soltanto Bettin lo sa. Di sicuro Marcolin non tocca Del Piero e Lopez urta il pallone con un fianco. Dal dischetto comunque Del Piero pareggia. I supplementari svaniscono però al 49esimo. Di Mancini l'assist e di Sergio Conceição la stoccata vincente. La Supercoppa conosce così un'altra città, Roma.